I carabinieri di Rizziconi, della compagnia di Gioia Tauro, hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi, Salvatore Ianni, di 53 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, che si è costituito ai militari, accompagnato dal suo legale, è accusato di tentato omicidio. In particolare avrebbe investito con la propria auto un uomo di 31 anni al termine di una lite per futili motivi, probabilmente per questioni di vicinato. L'arresto di Ianni giunge all'esito di un'articolata attività investigativa svolta nella serata del 15 aprile, quando un cittadino ha segnalato alla stazione di Rizziconi un incidente stradale in via Canova. Ci siamo subito attivati per comprendere le dinamiche di questo incidente e in poco tempo abbiamo compreso che in realtà non si trattava di un incidente, bensì di un vero e proprio atto voluto ed intenzionale. Pertanto abbiamo escluso a sommaria informazione alcuni possibili testimoni, comprendendo che l'autore del delitto era per l'appunto Ianni Salvatore, un vicino di casa della vittima. Gli accertamenti successivi hanno consentito di appurare che il movente del gesto delittuoso fosse da ricondurre essenzialmente a rapporti di vicinato che sono sfociati nella serata del 15 aprile in questo gesto inconsulto da parte di Ianni. La cattura è avvenuta dopo circa 2 ore, quando Ianni, vistosi braccato e ricercato dalle forze dell'ordine, ha deciso di presentarsi spontaneamente presso il comando stazione di Rizziconi. Lì è stato interrogato dal PM di turno presso la Procura della Repubblica di Palmi, che a seguito delle contestazioni ha fatto sì che lo stesso Ianni confessasse gli addebiti mossigli, per cui in virtù dei gravi indizi di reità assunti a suo carico, ha disposto un fermo di indiziato di delitto. Il fermo è stato sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere nella mattinata odierna.